Ciao a tutti, sono arrivata, ce l'ho fatta, ultimo video di oggi, è il quinto che giro, ma probabilmente li caricherò anche tutti insieme perché non ho tempo per pensare a programmare, fare e disfare. E parliamo di uno degli ultimi libri che ho letto, ovvero All Your Perfect, un ricordo ti parlerà di noi, di Colleen Hoover. È il secondo libro che leggo dell'autrice, questo è edito da Sperling & Kupfer, prezzo di copertina 15,90 euro. Avevo letto It Ends With Us, siamo nel dire basta, sempre nella stessa edizione. Da quello che ho capito, allora, molti libri dell'autrice in realtà sono già usciti in italiano negli anni, ma la Sperling li sta riproponendo con questa edizione meravigliosa. L'altro non ce l'ho qua, vabbè, ho già fatto il video. Cioè, solo il fatto di avere queste copertine invoglia a comprare. Fondamentalmente, per la prima lettura che ho fatto è andata così, mi piaceva la copertina. Poi mi è piaciuto anche il libro, il modo di scrivere dell'autrice, visto che avevamo anche un altro, che non è un seguito, sono tutti stand alone. Ovviamente ho detto, cosa fai? Non lo compri, compriamolo. In questo romanzo ci troviamo, accompagniamo i nostri due protagonisti. Sono marito e moglie che affrontano fondamentalmente una crisi del loro matrimonio, crisi molto particolare, cioè un romance, ma non il classico romance, secondo me. L'autrice, non so se è un caso per questi due romanzi o se in tutti i suoi romanzi affronta temi molto particolari, nell'altro era la violenza domestica, qua parliamo dell'infertilità, della fatica di concepire un figlio. E tutto poi quello che ne deriva a livello anche del rapporto, no? Tra il marito e la moglie. Ecco, e devo dire che l'autrice è veramente brava a parlarne con una leggerezza nel senso buono, sono temi comunque forti, ma ti angosciano perché nonostante lo stile di scrittura sia molto semplice, però cioè, riesce, ha la capacità di farci stare tutto in così poche pagine, cioè se queste sono meno di 300, 278, una roba del genere. 277 pagine e l'autrice riesce ad analizzare tutto. La lettura rimbalza tra il presente e il passato, quindi noi troviamo i nostri protagonisti oggi e come erano quando si sono conosciuti. E niente, mi è piaciuto, assolutamente sì, e in tutta onestà. Non voglio correre alla ricerca degli altri romanzi già in italiano dell'autrice perché vorrei seguire le pubblicazioni della Sperling con questo editore. Ecco, chissà se ne usciranno di nuove e quando. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!